Come si ascolta Mozart? Chi lo sa? Ognuno a modo suo, certamente. C'è una lettera che dà indizi precisi. È stata scritta quando era ancora giovinetto ed era a Parigi. Scriveva alla famiglia. Io la sottolineerò con una composizione che non è stata mai messa da lui in relazione con questo, ma mi pare che sottolinei abbastanza, appunto, la libertà del suo pensare. Parigi, 1 maggio 1778. Consegnò una lettera per la duchessa di Chabot. Lei mi fissò un appuntamento e io ci andai. Qui vi dovete aspettare mezz'ora in una gran sala gelata. Infine venne la duchessa. Gentilissima, e mi disse che tutti i suoi pianoforti erano un po' scordati. Io risposi che avrei suonato, ma che non sentivo più le dita dal freddo, e la pregai di farmi andare di là dove c'era un camino acceso. Oui, vous avez raison, fu la risposta. E si sedette e cominciò a disegnare per un'ora e mezza in compagnia d'altri signori, tutti in circolo attorno a un grande tavolo. Io ebbi l'onore d'aspettare un'altra mezz'ora. Finestre e porte erano tutte aperte, le mani fredde, i piedi freddi e tutto il capo freddo. La testa cominciava a farmi male. Regnava altum silentium. Io mi annoiavo. Continuavo a pensare. Se non fosse per Monsieur Grimm, me ne sarei già andato. Alla fine, per farla breve, suonai quel miserabile, infame pianoforte. Il peggio era che Madame e gli altri signori non smettevano mai di disegnare, e io suonavo per le pareti, per le sedie e i tavoli. Poi alla fine persi la pazienza, suonai le variazioni e feci per andar via. E allora applausi, lodi e resti, resti che presto arriverà mio marito. E allora mezz'ora ad aspettare e finalmente anche lui arrivò, il marito. Lui? Lui però si sedette accanto a me.
e mi ascoltò. Mi ascoltò con la più profonda attenzione. E io... dimenticai subito tutto il freddo e il mal di testa e senza badare al pianoforte miserabile suonai come quando sono felice. Studiare Mozart chiede tempo, metodo, preparazione. Interpretare Mozart chiede concentrazione, tecnica, cultura, talento. Ascoltare Mozart chiede tutto, ma dà ancora di più. E per entrare nella sua musica basta stare di vicino. Sempre in questo concerto c'è poi un momento che è l'adagio, dove anche qui c'è qualche cosa che è al massimo dell'intensità, ma è anche malinconica, se volete, ma che ha un certo modo di operare dove nella forma classica la fatica è come nascosta, è come se venisse dal cielo. L'orchestra incomincia con un motivo con gli archi bassi, in do minore, questa suona questo. Cosa si risponde? Cosa può fare Mozart per far rispondere il pianoforte a un motivo così ampio, così pieno, che così riempie tutto di sé? Eppure è bello, sarebbe anche quasi da sfruttare. E allora, nella nostra fantasia, possiamo quasi immaginare che a lui venga come un'idea improvvisa, una cosa semplice. Mozart sembra che risolva sempre tutto. L'orchestra ripete e lui ci mette sopra una cosa così, quasi come se cominciasse con un dito sul pianoforte. Semplice, no? L'orchestra invade e come se spiegasse. Mi ami, sì, sì, l'orchestra sta al dialogo,
ormai è uno scambio. Quando Mozart scrive queste cose, ha una tale naturalezza che ci viene da dire, se non le scriveva lui, le scrivevo io, subito. E la cantabilità sua ha però sempre la sua misura classica. È ora di salutarsi. Mi immaginate Beethoven? No, perché questo non può essere che di Mozart. Si, 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 sol.